Internauti, buongiorno. Oggi parliamo di mining, parliamo di criptovalute, parliamo dell'hardware e del software che serve per poterlo fare. Un cliente ci ha chiesto di realizzare appunto delle macchine per fare mining. Abbiamo iniziato con questo modello, cioè con soltanto due schede video. Abbiamo scelto le Radeon 7 perché erano, perché adesso non sono più in produzione, però erano le schede più potenti, arrivano a 87 megahash al secondo. Noi senza overclocking, ottimizzando tutto, arriviamo a 92-93. E abbiamo cominciato con questo, così anche c'è una CPU minimale per poter fare del mining anche con la CPU. Il mio collega, che si è occupato della parte software, vi spiegherà molto bene che cos'è il mining, come si fa a farlo, che cos'è una blockchain, eccetera, eccetera. Come invece cercheremo di così dare un'occhiata a queste interessanti macchine, perché non sono dei computer normali, perché ci sono diversi problemi da superare. Il primo è il calore, bisogna raffreddarle bene. Qui abbiamo dovuto montare delle ventole industriali. In questo caso invece è abbastanza raffreddato, ma sarà messo in un locale molto fresco, per cui il problema si porrà molto meno. E vabbè, il primo step è stato questo, poi il cliente era talmente contento che ci ha chiesto di fare una macchina per il mining, come vedete qui, con 8 fino a 10 schede grafiche. Usiamo le schede grafiche perché c'è la possibilità di cambiare sia moneta sia algoritmo, cosa che ad esempio non si può fare con ASIC. E per fare questo abbiamo scelto le Radeon 7, le ultime penso sulla faccia della Terra. Adesso stanno per uscire le Nvidia delle nuove schede, per cui tra un mesetto potremo fare delle macchine equivalenti a queste. Poi magari Nvidia scalda anche un po' meno, per cui risolviamo un po' di problemi. Bonjour, je vais vous parler de crypto-monnaie aujourd'hui, parce qu'on a des projets à Buongiorno, super oggi projet vi parlerò di analytique. criptovalute perché abbiamo sviluppato un grosso progetto con un supercomputer. Mattia ve ne ha già parlato e ve ne parlerà ancora. Ma vediamo subito cosa è una criptovaluta. Sin dall'inizio della civilizzazione, il sovrano o lo Stato ha sempre avuto il monopolio sulla valuta, sui soldi. Lo straordinario potere di controllare quello che la gente comune utilizza come mezzo di scambio è un potere di cui si è sempre abusato. Dall'impero romano, che ha progressivamente diluito la quantità di metalli preziosi contenuti nelle monete, alla politica moderna della Zimbabwe School of Economics, che stampa trilioni e trilioni di dollari per finanziare pletoriche istituzioni che propagano miseria e guerre. È da tempo che uomini istruiti e onesti cercano un'alternativa sviluppando una moneta che essi stessi possano controllare e che ognuno di noi sia in grado di decidere quale moneta utilizzare. Ci sono stati diversi tentativi dall'avvento di Internet. C'è stato il progetto Liberty Reserve o Lee Gold, ma questi progetti erano molto centralizzati. Gli ideatori sono stati attaccati dal potere e sono finiti in carcere perché mettevano in pericolo la supremazia e il monopolio dello Stato. Dopo il fallimento di questi due progetti, il mondo ha scoperto una descrizione tecnica, un white paper, di quello che oggi conosciamo come Bitcoin. Il Bitcoin è una moneta elettronica rara, perché ogni moneta ha una proprietà crittografica che la rende rara. È difficile produrre Bitcoin, immetterne di nuovi in circolazione. Dunque, proprio per le sue proprietà matematiche, è raro. Inoltre, ha un sistema decentralizzato che si chiama blockchain, termine un po' sofisticato per definire una cosa molto semplice. Una base di dati a due colonne replicato su un gran numero di computer. Utilizzando dei principi crittografici e peer-to-peer, il Bitcoin, che è stata la prima criptovaluta,
ha finalmente reso possibile per la gente avere a disposizione un mezzo di scambio libero dal sistema parassitario di intermediari classici quali banche, banche centrali e poteri corrotti. Quando è nato, il Bitcoin valeva qualche centesimo, poiché pochissimi lo conoscevano. Poi, nella misura in cui la gente si rendeva conto di come si poteva utilizzare, la sua diffusione è cresciuta. Il suo valore è aumentato fino a raggiungere i 20.000 dollari a Bitcoin nel 2018. Da allora il valore è sceso e fluttua. Ma è la criptovaluta più conosciuta e sono certo che ne avete già sentito parlare. L'acquisto di Bitcoin è sempre più diffuso e oggi si possono acquistare Bitcoin in tutte le stazioni FFS della Svizzera da distributori automatici. La Svizzera è il paese con più distributori di Bitcoin in assoluto. Oltre al Bitcoin, ci sono migliaia di altre valute virtuali che hanno in certi casi raffinato il concetto di Bitcoin, a volte rendendolo più affidabile, a volte più ridimensionabile, permettendo alla base dati di espandersi significativamente, oppure aggiungendo funzionalità. Di fatto esistono oggi migliaia e migliaia di altcoin, che sono le alternative al Bitcoin. Il problema per queste criptovalute è come produrle, come farle emergere, come emetterne di nuove. Quando si pensa alla moneta per eccellenza, onesta, quella che l'umanità ha liberamente scelto sin dalla notte dei tempi, l'oro, ebbene, l'oro è difficile da mettere in circolazione. Per trovare l'oro bisogna aprire una miniera o cercarlo nei fiumi, processi estremamente costosi. E per aumentare la quantità d'oro in circolazione bisogna investire molto tempo e lavoro. Inoltre è molto inquinante e dunque è molto difficile acquisire una nuova quantità d'oro estraendolo dalla natura. Tutto l'oro estratto dall'inizio della civilizzazione riempie una vasca olimpionica. Dunque c'è molto poco oro al mondo, meno di 200.000 tonnellate, ed è difficilissimo cercarlo. La persona anonima dallo pseudonimo Satoshi Nakamoto, che ha scoperto il Bitcoin e l'ha descritto per primo, ha immaginato un principio analogo per il mining, il cui obiettivo è di descrivere come emettere nuovi Bitcoin e di aumentarne l'inventario in circolazione. E si è chiesto quale fosse l'equivalente digitale della difficoltà di trovare dell'oro nei fiumi o in miniera, e questa è rappresentata dalla potenza di calcolo del computer. Bisogna poter disporre di una grande potenza di calcolo per creare nuovi Bitcoin. Questo vale anche per tutte le criptovalute che funzionano secondo il principio della prova lavoro, che attesti il lavoro svolto in modo che la rete vi permetta di creare un nuovo Bitcoin. Bisogna provare che si sono mobilitati dei computer, delle risorse di calcolo importanti. La crittografia permette questo in modo molto semplice. Ci sono funzioni matematiche unidirezionali chiamate funzioni di hash, funzioni che permettono anche di criptare le password. Si sa che è difficile scoprire una password criptata, bisogna provare un enorme numero di possibilità con un dizionario. È un po' lo stesso principio che si usa per scoprire nuovi Bitcoin o altre nuove monete fondate sullo stesso principio. In due parole, se volete creare dei Bitcoin o degli Ether, criptovaluta alternativa al Bitcoin che funziona sulla blockchain Ethereum, bisogna avere dei computer con grande capacità di calcolo. Più potenza di calcolo avete a disposizione, più siete in grado di generare nuove criptovalute. Un nostro cliente ci ha espresso la volontà di minare degli Ether e ci ha ordinato la costruzione di una macchina, una piattaforma specializzata, un ordinatore super potente che abbia sufficiente potenza di calcolo per generare criptovalute.
Lui pensa che questo sia il futuro, ha voglia di imparare e si diverte. E ha ragione, è assolutamente fantastico fare ciò. Dunque abbiamo sviluppato per lui tre computer con ciascuno una doppia GPU, Graphical Processing Unit, una carta grafica che permette ai videogiocatori di giocare su computer, alternativa alla CPU, il microprocessore di un ordinatore. Si utilizzano delle GPU per minare le criptovalute, ma non i Bitcoin, ci tornerò più tardi. Il cliente ci ha dato l'ordine di costruire un'infrastruttura per il mining e abbiamo sviluppato tre macchine con doppia GPU. Era così contento dei risultati ottenuti che ci ha chiesto una macchina più grande che egli alimenta con dei pannelli solari per ridurre i costi di consumo elettrico per minare la maggior quantità possibile di Ether. Ed è quello che abbiamo fatto e che oggi vi mostreremo, una macchina per il mining con le GPU. Una parola sulla tecnologia usata. Il Bitcoin è vecchio e ci sono tantissime persone che minandolo rendono impossibile l'utilizzo di GPU. Non rende abbastanza e si sono sviluppati circuiti integrati specializzati, ASIC. Per minare in casa vi consigliamo di usare le GPU e di non minare il Bitcoin perché perdereste dei soldi. Le ASIC sono un equipaggiamento specifico e quando sono immesse sul mercato di solito già non vale più la pena di acquistarle perché i fabbricanti stessi le usano per il mining e quando non rendono più abbastanza le mettono sul mercato e praticamente diventano un peso morto per chi le compra. Dunque per il mining casalingo bisogna usare delle GPU per Ether ed evitare il Bitcoin. Vi mostro ora l'interfaccia sulla rete che si utilizza per supervisionare l'infrastruttura di mining, una macchina abbastanza gigantesca che contiene 8 GPU tra le più potenti sul mercato e che usiamo per minare Ether. Vi mostro l'interfaccia che si usa per gestire i valori del mining. Come dicevo, esistono migliaia di criptovalute. Grazie a questa interfaccia riusciamo a controllare in diretta qual è l'altcoin più redditizio per il mining. Abbiamo dunque dei computer, li utilizziamo in modo di minare sempre il coin che rende di più al momento in cui lo stiamo generando. Qui, per esempio, stiamo minando dell'Ether, che è la seconda criptovaluta più conosciuta dopo il Bitcoin. E stiamo consumando 3,5 kW e generiamo degli hash alla velocità di 1,264 gigahash al secondo. Parallelamente miniamo anche il Monero, la mia cripto preferita, la moneta degli hacker, quella che offre più garanzie di anonimato e di discrezione, ma che non si può minare con la GPU, bensì con la CPU e i suoi microprocessori. E qui abbiamo una modesta velocità di 7600 hash al secondo. Di nuovo, l'hash è il risultato di questa funzione crittografica che è unidirezionale. Dunque minare è provare un'enorme quantità di hash scelti a caso. Il primo al mondo che scopre la soluzione di un problema, cioè trova il giusto hash, guadagna il blocco, guadagna un coin. Se vi immaginate la blockchain Ethereum come una grossa rete con migliaia di computer connessi sparsi in tutto il mondo, circa ogni 30 secondi viene emesso un nuovo blocco, cioè una nuova linea in questa base dati distribuita. E ogni volta che viene emesso un blocco, la rete dà un problema, lo stesso per tutti, che consiste nel trovare un hash corrispondente. Viene fornito un numero
e vi si dice di trovare un altro numero in modo che inserendolo nella funzione crittografica hash hash si trova il numero dato che è la soluzione. Ed è una corsa al primo che la trova, il quale acquisisce il diritto di minare il blocco e guadagna qualche centinaio di dollari. Siccome la probabilità di trovare questo blocco è scarsa, ci si organizza per creare dei pool di miner, dei gruppi, in modo da avere più possibilità di trovare dei blocchi. Una volta il blocco scoperto, il profitto viene suddiviso in rapporto alla potenza di calcolo a tutti i partecipanti del pool. Questo permette di guadagnare dei soldi con più regolarità. Partecipare a un pool costa dallo 0,5 all'1% della rendita, ma evita di avere dei proventi troppo irregolari e permette di sapere con precisione quanto guadagneremo al mese o al giorno. E se si mina per un tempo sufficiente, la previsione corrisponde esattamente. Per tornare all'interfaccia, vediamo qui che abbiamo quattro miners, macchine, che stanno minando Ether. Siamo in un pool che mina anche una piccola cripto, ZID. E poi abbiamo il Monero con tre macchine in pool. Qui vediamo che stiamo consumando 3,5 kW e stiamo guadagnando 73 dollari al giorno, 500 dollari a settimana o 2200 al mese. In questo momento si guadagna bene con il mining di Ether perché il prezzo delle transazioni è elevato a causa di un fattore chiamato The Fix Contract. Potete cercare su Google se vi interessa sapere perché. Chi mina Ether oggi guadagna bene, 2200 dollari al mese con un'infrastruttura informatica costata relativamente poco. Inoltre, nel resto del dashboard, potete vedere i pool dove siamo inseriti. Con il Monero non si guadagna praticamente nulla, 50 centesimi al giorno. Lo facciamo perché comunque abbiamo delle CPU che possiamo far lavorare e perché dietro il Monero c'è una certa ideologia che mi piace. Ma è comunque con l'Ether che si guadagna bene. Qui si vede per algoritmo, si intende un algoritmo di hash, che ogni moneta usa un suo algoritmo specifico. Il Bitcoin usa l'algoritmo SHA-256, l'Ether usa l'algoritmo ETH. Vediamo su questo algoritmo, in questo momento, il 18 settembre 2020 alle 16.35, la moneta più redditizia è l'Ethereum Classic e lo ZIL, seguito dall'Ether Classic. Questo si può ignorare, non è veramente una moneta. E poi quello che stiamo minando qui, Ether e ZIL. Vediamo che siamo appena al di sotto. Cerchiamo di non cambiare troppo spesso moneta, per esempio se vediamo che in uno o due giorni l'Ether Classic rende di più, allora cambiamo in modo da restare più o meno al 5%, e questo è correlato alla maniera in cui funzionano i pool. Ma con le GPU siamo molto flessibili e molto agnostici, possiamo passare da una moneta all'altra, da un algoritmo all'altro, cosa che non è possibile con le ASIC. Così, a meno di avere l'elettricità gratuita, è meglio non usare le ASIC, che sono circuiti integrati specializzati che funzionano su un solo algoritmo. Se un domani questo algoritmo cessa di essere redditizio, potete gettare l'hardware ASIC nella spazzatura. Invece con le GPU siamo flessibili, possiamo cambiare algoritmo e siamo perfettamente agnostici. E qui vediamo l'algoritmo del Monero, che è il Random X. Vediamo anche altre monete piccole che rendono di più. Noi miniamo il Monero per delle questioni ideologiche. Questo è il dashboard e vediamo i workers qui. Il sistema che usiamo si chiama MinerStat, di una piccola compagnia dei paesi baltici, molto buono. C'è un OS, si flasha un disco dalla nostra piattaforma con questo sistema operativo
e ci viene data la possibilità di gestire i workers, le macchine sul cloud. È molto ben fatto. Qui avete le quattro macchine. I worker 1, 2 e 3 sono i computer che abbiamo costruito per primi con due GPU. Consumano circa 500 watt ciascuno e guadagnano in questo momento circa $300. E questa è la più potente che abbiamo realizzato con 8 GPU. Consuma 2000 watt e guadagna in questo momento, a metà pomeriggio, $1300 mensili. Questa notte salirà a 2000 fino a $2500. È un valore istantaneo, dunque bisogna fare una media per stabilire la rendita mensile. L'estrapolazione del profitto istantaneo al momento è di $1300. Vedete dunque che un'infrastruttura che costa meno di 10.000 franchi rende in questo momento tra i 1.500 e i $2.000 al mese. Bisogna quindi sottrarre i costi dell'elettricità. L'idea è che se avete qualche risparmio, cosa potete fare? Tenervi i contanti, ma con l'inflazione si perde in potere d'acquisto ogni anno che passa. Depositarli in banca, ma le banche sono insolventi e sono delle organizzazioni criminali e non è morale farlo. Comprare dell'oro è una buona idea, ma si può anche comprare una infrastruttura per il mining. È divertente, si guadagnano criptovalute e in più può darsi che la cripto aumenti il suo valore e così si aumenta il proprio capitale. Oltre alla rendita mensile di cui abbiamo parlato. Qui il worker 004 di cui parlavo con 8 GPU. Si usa il client di mining Team Red Miner. Questa macchina da sola realizza 740 milioni di hash al secondo, con un guadagno al momento di $1300 al mese. E usa questo pool che è affidabile e non molto caro. Qui vedete quando abbiamo fermato la macchina per fare una piccola manutenzione. Ma è molto stabile. Vedete qui le 8 GPU. Abbiamo comperato le 16 ultime schede grafiche migliori disponibili in Europa. Sono schede eccellenti per il mining. Ora ci sono le nuove Nvidia serie 3000. Attendiamo le benchmark esatte ed è possibile che siano interessanti. Si possono sempre costruire delle macchine per il mining e questa, con la Radeon 7, è stata probabilmente l'ultima che abbiamo costruito con questa scheda. Se ci sarà l'occasione potremo fare ancora meglio. Per il momento, prima dell'uscita della Nvidia serie 3000, questo è il meglio che abbiamo potuto ottenere con la Radeon 7. Vedete qui, siamo riusciti a ottimizzare le schede in modo che ciascuna di loro mini a circa 90-93 milioni di hash al secondo, con un consumo di 250 watt per GPU. Questi sono i valori della tensione e della frequenza che si possono ottimizzare e overclockare, ma bisogna stare attenti a non bruciarle. Un aspetto importante è la temperatura. Le carte AMD scaldano un po' di più delle Nvidia e dunque controlliamo sempre bene le temperature. Qui a Minusio, a metà settembre, le temperature sono più alte della norma e cerchiamo di non sorpassare mai gli 80 gradi e di restare attorno ai 75, altrimenti si rischia di ridurre la speranza di vita delle carte. Ecco qui le 8 GPU e la temperatura. A dipendenza dalla posizione della GPU nella macchina, possiamo avere delle differenze nella temperatura fino a 10 gradi tra le carte, ed è la temperatura massima che conta. Dunque l'interfaccia di MinerStat è elegante e dispone di tante altre funzionalità che oggi non vi illustrerò. Potete monitorare i portafogli. Qui non li abbiamo configurati. Miniamo a un indirizzo che è su un exchange. Non l'abbiamo messo qui, ma potete inserire l'indirizzo del vostro wallet, portafoglio, e controllare la vostra rendita. Noi siamo capaci di costruire la macchina, metterla in funzione con le connessioni necessarie e sorvegliarla per voi.
La sola cosa che dovete fare voi è controllare il vostro conto corrente per verificare che aumenti. È lo scopo dell'operazione. Se vi interessa il mining controllato da Minerstat, potete venire qui, scegliere il franco svizzero su www.minerstat.com/mining-calculator. Qui si inserisce il costo dell'elettricità. Potrà essere il costo di ammortizzazione dei pannelli solari nel caso del nostro cliente. Mettiamo 0 per avere il costo brutto. E qui si vedono le diverse carte con i vari benchmark. Noi abbiamo un AMD, Radeon 7. Siamo riusciti a fare di meglio dei loro benchmark con un 8% in più. Qui siamo a 93. Mettete il tipo di GPU, la loro quantità, ne mettiamo una sola. E vediamo quanto possiamo guadagnare con una GPU che consuma 250 watt, se è una Radeon 7 che mina 87 milioni di hash al secondo, si arriva anche a fare meglio, ma con 87 milioni di hash al secondo guadagniamo 5 franchi al giorno. Dunque, non solo guadagniamo dei soldi e troviamo qualcosa da fare con i nostri risparmi, che sia meglio che metterli su un conto bancario o investire nell'immobiliare all'apice della bolla speculativa, ma si rende il mondo migliore, perché partecipare all'ecosistema delle criptovalute equivale a mettere una spina nel fianco delle banche centrali e del sistema delle grosse banche d'affari parassitiche e pletoriche. Come minimo ci si diverte e si impara molto. In generale si guadagnano soldi e con un po' di fortuna se ne guadagnano parecchi, poiché si ha una rendita sul capitale investito. Noi facciamo questo per un nostro cliente e ci divertiamo molto. Costruire una macchina del genere è una sfida perché c'è poca documentazione, perché appunto non è una macchina che si può acquistare, e per cui bisogna scegliere la piastra madre, ce ne sono diverse, l'idea è che ci debbano essere abbastanza PCI per collegare poi le schede. Per cui questa è la piastra madre, noi abbiamo scelto una Asus B250 Mining Expert, può arrivare fino a 19 schede video. Noi la montiamo così anche per una questione, queste sono schede che consumano 250 watt l'una, per cui poi diventa un problema metterne di più, come alimentarle. Usiamo degli alimentatori progettati apposta per il mining, che hanno tante alimentazioni PCI Express e che sono molto potenti. Poi qui ci sono due alimentatori da 1650 watt l'uno, se ne può montare anche una terza e voilà, poi con queste prolunghe gli slot PCI vengono prolungati fino alle carte madre e fino alle schede grafiche e va bene, poi c'è da installare dei cooler, delle ventole di buona qualità, queste sono delle sheet con un ottimo flusso e più o meno finisce qui, perché questa non è una macchina con tanti accessori, ha semplicemente la piastra madre, processore, RAM e questa piastra, come abbiamo detto, è stata disegnata proprio per fare del mining. Ce ne sono altre, ci sono altre marche, noi le testeremo, anche perché anche questa scheda qui è uscita dal mercato, è un periodo così. Non so se si tratta di una guerra al mining, non so che cos'è, comunque è difficile reperire materiale per fare mining. Queste schede erano le uniche, capaci di arrivare a questa velocità, quindi di circa 90 MHz al secondo. Adesso le nuove Nvidia dovrebbero arrivarci, per cui tra un mesetto circa potremo di nuovo costruire macchine del genere. Piastre madri, come ho detto, questa non c'è più, però ce ne sono altre equivalenti, forse anche migliori,
E poi non serve nient'altro RAM, serve un disco molto piccolo, noi abbiamo messo un SSD da 120 giga già grande, il software che usiamo è basato su Ubuntu e poi fa partire il software di MinerStat che vi spiegherà bene dopo il mio collega. Fare questo tipo di macchine è qualcosa di molto interessante per noi informatici perché sono piuttosto fuori dal comune. Ci si scontra con tanti problemi di stabilità, di compatibilità, di quali componenti usare per avere il meglio. Siamo riusciti adesso a costruire una macchina stabilissima come quelle altre che vi ho fatto vedere, quelle con due schede video, per esempio, sono accese da diversi mesi, 24 ore su 24, con le GPU e la CPU, quindi con le schede grafiche e il processore al 100% che calcolano. Poi il mio collega vi mostrerà bene nell'interfaccia di amministrazione che cosa succede intanto che queste macchine funzionano. Naturalmente se ne possono fare a seconda dell'esigenza, a seconda del consumo. Questa qui doveva essere limitata attorno ai 2000 watt perché viene collegata a dei pannelli solari. Si possono fare anche più grandi, evidentemente, se ne possono fare anche di più, si possono fare anche più piccole con solo 4 schede, eccetera, eccetera. Naturalmente non è bellissima da vedere perché perché il case deve rimanere aperto, perché altrimenti cuoce, e perché ci sono tantissimi cavi, noi siamo riusciti a fissare tutto in maniera che niente ostacoli nel raffreddamento, è solida, funziona, la si può trasportare. Non è bellissima, ma va benissimo. E in un periodo in cui in cui l'economia sta un po' scricchiolando, in cui magari qualcuno vuole diversificare i propri investimenti, chi lo sa che non ci sia una crisi come nel 29 o chi lo sa che non ci sia anche solo qualcosa come è successo in Italia con le banche. In questo caso con il mining non si passa dalle banche, è instabile, sono instabili anche le criptomonete fino a un certo punto come l'economia, però in questo momento e da un po' di tempo il mining sta diventando qualche cosa di importante nel nostro mondo e al di là di tutto, soprattutto in questo periodo, si guadagna tanto. Questa macchina mediamente, che costa meno di 10.000 franchi, rende attorno ai 2.000 franchi al mese, quindi vuol dire che come tipo di investimento è un investimento che non ci sono tanti altri investimenti che sono ammortizzati in 4-5 mesi e che poi cominciano a rendere. Naturalmente il materiale è messo sotto stress, per cui tutte le carte grafiche al 100% si può calcolare una durata, poi soprattutto se è ben raffreddato, il problema sono le temperature, se si riesce ad avere delle temperature, pensiamo a locali freschi, come possono essere delle cantine non umide o locali del genere, si riesce a preservare molto di più il materiale, che dura più o meno, diciamo almeno 3 anni, perché c'è la garanzia delle schede, di più bisognerà vedere, adesso le abbiamo fatte e vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni che cosa succederà. Comunque, come detto, si ammortizzano abbastanza in fretta, soprattutto in questo periodo, e aprono a un mondo che io conoscevo poco, adesso piano piano sto cominciando a conoscerlo, e come Coding Lab ci stiamo specializzando piano piano anche in questo tipo di macchine, oltre ai computer, server, reti e tutto il resto. Grazie per l'attenzione.